Il centro New Delta di Pizzo riparte con la formazione in sicurezza e con il corso di aggiornamento sulla biomeccanica della colonna al piede. A moderare i lavori il dottor Romeo Racri. Diverse professionalità mediche e specialisti si sono ritrovati in un momento formativo che ha coinvolto tutti i partecipanti che con i loro contributi hanno reso interessante l'argomento trattato. Lei sottolineava la complessità del piede e anche la complessità di ogni intervento, chirurgico o no. Eh sì, è abbastanza complesso, purtroppo io lo dicevo già dall'inizio, sono un chirurgo, nasco come chirurgo, però effettivamente la gestione di queste patologie spesso deve passare sempre ad un trattamento conservativo per evitare appunto di fare, di incorrere poi in delle complicanze secondarie che sono molto gravi, cioè andare a operare un paziente effettivamente senza necessità di farlo è veramente un problema grosso, dobbiamo stare attenti e quindi è molto importante fare questi incontri perché comunque ci si rivolge sempre a una platea che vede il paziente per primo e sa bene quindi l'importanza di indirizzare correttamente il paziente verso un trattamento, verso uno specialista che può dare appunto il suo parere, la sua opinione in merito. E la colonna e curarla nella posizione giusta diventa fondamentale per non avere problemi di altro genere. La colonna vertebrale sul piano sagittale presenta delle curve fisiologiche, quindi che abbiamo tutti quanti, sia nel bambino che nell'età adulta. Queste curve però per diverse problematiche possono andare ad alterarsi, quindi provocando un aumento o una diminuzione delle stesse e andando ad alterare tutta la biomeccanica delle vertebre con patologie che si possono anche riscontrare su tutto lo scheletro, quindi nelle articolazioni del bacino, delle ginocchia fino ad arrivare al piede. La posizione del piede è fondamentale e su questo spesso noi assumiamo sempre posizioni non perfette. Sì, il piede spesso è trascurato, soprattutto per quanto riguarda la riabilitazione. Infatti alcune patologie, per esempio il piede piatto e il piede cavo o un piede varo e un piede valgo, possono provocare delle alterazioni a livello della colonna vertebrale. Quindi è bene considerare il piede nella sua struttura anatomica, nella sua funzione, proprio per prevenire queste alterazioni. Il trattamento quindi sarà mirato a prevenire queste alterazioni della colonna vertebrale, del bacino e anche funzionalmente del piede. Un appuntamento che, come si diceva, ha sancito la ripresa delle attività di formazione medico-scientifica in presenza che il New Delta di Pizzo porta avanti da diversi anni grazie alla volontà e tenacia del direttore sanitario del centro, il professor Giuseppe Gambardella. La postura, il movimento sbagliato può creare problemi poi sulla colonna? Sì, perché diciamo il piano di appoggio del nostro corpo sono i piedi, per cui se l'appoggio non è corretto chiaramente tutto il nostro scheletro funziona male e quindi ciò può generare delle patologie scheletriche in generale ma soprattutto della colonna, quindi piede e colonna dialogano molto l'uno con l'altro.